brothers in the rocky waters. Out of way, your sons and daughters eat you alive. Sarà una campagna elettorale, come dire, da fare col coltello tra i denti, in modo molto molto pacato, sereno, lucido, ma anche con grande grinta ed entusiasmo. Non pensiamo che le alleanze si facciano sulla base della simpatia e dell'antipatia, si fanno sulla base di progetti, idee chiare e condivise, quindi di conseguenza noi arriviamo con le nostre idee chiare, forti e condivise, e speriamo di poter allargare il cerchio. Abbiamo detto, presidente Draghi, rimani senza i 5 Stelle e con un governo più forte, migliore, togliendo qualcuno che evidentemente non è in grado di gestire il paese. Risposta no, perché probabilmente qualcuno, non dico Draghi, ma io penso che la regia sia stata del Partito Democratico, degli occupatori di poltrone per professione. Forza Italia è al lavoro, darà certamente risposte ai pensionati con un aumento delle minime e dai portatori di disabilità, ma puntando anche ad una politica industriale ed agricola. Gli italiani dovranno scegliere tra chi con responsabilità voleva portare avanti questo governo e dare risposte concrete ai propri problemi e chi per mero calcolo politico ha deciso di mandare a casa Draghi. Noi abbiamo posto temi di giustizia sociale e tutela ambientale che non hanno ricevuto risposta. Alzare gli stipendi, garantire il salario minimo, sostenere chi oggi non arriva a fine mese, garantire le imprese che rischiano perdite enormi. Queste sono e sono sempre state le nostre priorità e sono quelle di una forza progressista che darà voce a chi non ce l'ha. Il mio sogno è di avere questa unione repubblicana che prenda l'agenda Draghi come base, metta insieme tutte le anime che si riconoscono nell'europeismo, nell'atlantismo, a tutti quelli che ci stanno, ai liberi e forti, come Don Sturzo e fece cioè, mi faccio nel la lista 2019. Dei liberi e forti? Beh, tutti quelli che... Allora, Calenda, ma certo, Renzi, ma certo. Chi altro c'è? Ma certo, Toti, più Europa, Bonino, Letta, mio amico Speranza. Oggi Letta dice o noi o la Meloni. Ecco, questo è stato, gli ultimi 30 anni in politica italiana sono stati così. Mettiamo tutti insieme contro qualcuno. Io credo, e quello che propongo a Letta è, proviamo a mettere insieme per fare qualcosa. Ecco, questa è la differenza. Buongiorno cari telespettatori.